Allora, grazie Presidente e buongiorno al consigliere presente e buona settimana. Allora, intanto credo di dover precisare che non era una social card comunale e la social card che era voluta come riconversione della vecchia social card, quella che con i governi Berlusconi era stata erogata direttamente tramite l'INPS ai beneficiari, che aveva in qualche modo coinvolto per una parte dell'istruttoria i comuni, tant'è che i comuni che volevano poterne fruire per i propri cittadini hanno dovuto esplicitare l'adesione che ben ricorderà il consigliere perché è stato oggetto di una delibera di consiglio. La stima dei beneficiari allora, la stima che aveva fatto in realtà il Ministero dei beneficiari di Torino, ma anche di tutte le altre città, e fatta insieme all'Istat, in realtà era infinitamente superiore a quella che poi si è rilevata l'effettiva domanda. Inizialmente la stima era stata di circa 11.000 beneficiari. Le domande sono state 1.900, solo un attimo, 1.948 accettate e caricate sul programma informatico su cui si è creato un lavoro di rete anche con organizzazioni di territorio. La social card, secondo il decreto ministeriale, doveva rispettare dei requisiti, anche molto stringenti, alcuni di questi credo li ricorderà anche il consigliere Bertola. Il primo era un ISEE non superiore ai 3.000 euro. Il secondo era quello di avere all'interno del nucleo familiare dei minori e il terzo che si è rivelato poi essere quello che in realtà ha in tutta Italia, perché io adesso parlo di Torino, ma la media, diciamo così, è stata molto alta di non accettazione di domande da parte dell'INPS. Riguarda proprio questo requisito di aver perso il lavoro negli ultimi 3 anni, che era un dato che evidentemente non era prevedibile né dal Ministero inizialmente né dal Comune. Le domande che potranno essere presumibilmente accolte sulla base della graduatoria provvisoria sono appunto in totale 1.948. La capienza di risorse, come era stato già detto, era di 3 milioni e di oltre 3 milioni, adesso poi dico la cifra esatta, e sulla base di questa disponibilità di risorse erano state stimate la possibilità di accogliere circa un migliaio di domande. Come dicevo, come città noi ne abbiamo calcolate 1.948 che sono state trasferite al Ministero e all'INPS per la successiva istruttoria e graduatoria. Sulla base di questo lavoro fatto dall'INPS, ad oggi sono 347 le accolte, 410 le idonee, 71 le sospese e 1.120 le non idonee. Queste 1.120, una percentuale rilevantissima, manca proprio questo requisito della perdita del lavoro negli ultimi 3 anni. Per quanto riguarda le 347 accolte, i tempi saranno molto brevi e sono quelle, diciamo, il primo gruppo a cui verrà assegnata la social card. Per quanto riguarda le idonee, invece il Ministero ha previsto che sia necessario attendere i tempi della presentazione dei ricorsi di quelli che sono stati ritenuti non idonei, quindi i 1.120 che dovranno presentare il ricorso se lo riterranno.
La città è pertanto ora nelle condizioni di pubblicare la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale, come avrete visto, e di procedere alla comunicazione via lettera personalizzata ai cittadini per informarli rispetto all'esito della loro domanda. La domanda di ricorso, quindi il riesame, dovrà essere presentato comunque non oltre il 14 di marzo del 2014. Dunque, il ritardo rispetto al cronoprogramma che era stato previsto dal Ministero delle Politiche Sociali, che stimava l'avvio della sperimentazione i primi accrediti nel dicembre del 2013, è sostanzialmente dunque legato ai problemi emersi nelle operazioni di verifica e controlli delle domande da parte dell'INPS e difficoltà e, mi spiace dirlo, talvolta anche malfunzionamento nel sistema informatico INPS sul quale i comuni hanno dovuto inserire le correzioni. Va inoltre specificato che gli uffici hanno dovuto ricontattare, i nostri uffici hanno dovuto ricontattare centinaia di cittadini la cui domanda risultava sospesa nel sistema INPS al fine di completare dati e informazioni non completi. Ad esempio, una di queste era la rinuncia alla vecchia social card. Come dire, difficoltà sono state fatte presenti al Ministero anche in recenti incontri avuti nel mese di gennaio, anche con la presenza del sottosegretario Guerra, perché hanno davvero non soltanto appesantito e complicato il lavoro a livello locale, ma non permesso di rispettare i tempi su cui peraltro anche noi come città confidavamo. Come dicevo, le risorse disponibili per la sperimentazione sono state di oltre 3 milioni, per l'esattezza 3 milioni 830 mila euro. Questi fondi non sono stati trasferiti sul bilancio della città, quindi non sono a disposizione della città eventualmente per poter essere utilizzati, magari anche con finalità analoghe, ma al di fuori della social card. Non ci sono stati in questa fase possibilità di avere risorse aggiuntive per, come dire, anche soltanto coprire gli oneri derivanti dal maggior lavoro che tutta questa procedura ha comportato a carico della città, ma anche per quanto riguarda i progetti personalizzati di presa in carico che erano proprio previsti nel decreto, era previsto che i comuni provvedessero con risorse proprie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Quindi diciamo che si è cercato di e si sta cercando di portarla avanti nell'ambito del personale, delle risorse che ci sono. Nel dicembre 2013 finalmente si è previsto un'assegnazione di fondi finalizzato al sostegno della sperimentazione, che però ancora non sono disponibili. Per poter valutare gli esiti di questo percorso, per poter accedere a questi fondi è prevista la stipula di un apposito protocollo a cui noi abbiamo aderito e i fondi previsti per la città di Torino dedicati appunto al monitoraggio e alla verifica del programma dovranno essere di 100.000 euro. La città però dovrà presentare un programma generale delle azioni per l'utilizzo di tali fondi, come dicevo, prioritariamente da riservare alla valutazione del programma e azione di supporto. 100.000 euro sono evidentemente una cifra molto, molto piccola rispetto alla quantità anche numerica di progetti personalizzati e di attività amministrative che si è dovuta mettere in atto.
Come previsto, non era vincolante il coinvolgimento di soggetti del terzo settore, anche se era, come dire, auspicato nel percorso della social card. Comunque, come città abbiamo, con una delibera, predisposto l'attuazione del percorso di sperimentazione proprio coinvolgendo i soggetti del terzo settore, anzi era già anche previsto all'interno della delibera di consiglio. In primis, coinvolgendo i soggetti aderenti al tavolo cittadino di coordinamento della rete di contrasto alle povertà, e poi sono stati predisposti accordi di collaborazione proprio anche per poter, peraltro, mantenere gli impegni dei tempi, quindi anche allargando, diciamo così, la rete degli sportelli che nel periodo della raccolta delle domande svolgevano questa funzione. In ogni caso, tra i soggetti coinvolti ci sono stati l'Ufficio Pio di Compagnia di San Paolo, Save the Children, NationAid, la Caritas, Sermig, Società di San Vincenzo e in un secondo momento anche con le organizzazioni sindacali e le ACLI, proprio come appoggio anche rispetto degli sportelli che loro già hanno disponibili sulla città. In conclusione, come dire, dal punto di vista, diciamo così, più della valutazione politica, io quello che mi sento di aggiungere è che pur apprezzando la necessità e condividendo la necessità che si realizzino dei programmi, diciamo, di contrasto alle povertà a livello nazionale e in attesa di una possibilità di un reddito che garantisca un minimo di sopravvivenza a tutte le persone che vivono in situazioni di disagio, io credo che sia molto importante che da parte del Ministero ci sia, come dire, una maggior valorizzazione di quelle che sono le autonomie locali, perché una città come Torino, che annualmente si fa carico di molte migliaia di beneficiari nel tentativo e con la volontà di lavorare come contrasto alle povertà, certamente avrebbe potuto, forse anche più utilmente, inserire all'interno delle proprie azioni una misura che è, dal punto di vista economico, davvero molto significativa. L'altra valutazione è che le sperimentazioni devono poter, oltre che essere praticabili e il più semplici possibile, avere poi anche una continuità, perché è evidente che 3 milioni e 8 per una città come Torino possono essere una cifra importante, se sommata peraltro agli altri strumenti di contrasto alle povertà, è altrettanto vero che poi bisogna dare una continuità perché non si possono generare delle aspettative che poi non si è in grado di mantenere. Grazie. Grazie a lei, prego, consigliere Bertola, ha facoltà di intervenire. Grazie, ma ringrazio l'assessore per la risposta, direi lunga e molto esaustiva. Chiederei comunque magari di rimandare l'argomento in quarta commissione, più eventualmente per opportunità, per parlarne con calma, magari fra qualche settimana, quando ci sarà magari passato il termine dei ricorsi e avremo magari un quadro più complessivo. Comunque, devo dire che appunto il tema è importante, anche perché questa misura era sicuramente attesa da, diciamo, un parco di potenziali beneficiari, ed effettivamente concordo anche con la conclusione, nel senso che forse andando a vedere tutta la storia c'è stato un grande lavoro, un grande impegno per una roba che era partita dicendo aiutiamo 12.000 famiglie e finisce per aiutarne 300, forse diventeranno 700, adesso se ho capito bene, dopo la fine dei ricorsi, in più con una procedura burocratica che credo abbastanza complicata, per cui che ha comunque comportato un carico anche per l'amministrazione comunale piuttosto significativo, anche con l'aiuto del terzo settore, eccetera. Per cui forse in effetti se semplicemente questi soldi li avessimo potuti gestire insieme a tutto il resto che già facciamo, se non altro ci sarebbe stata probabilmente un'ottimizzazione invece che una duplicazione di strumenti poi per arrivare allo stesso fine. Comunque per carità, per fortuna che anche lo Stato ogni tanto ci mette qualche lira per aiutare i poveri, per cui insomma d'altra parte son ben contento che il programma ci sia. Ovviamente diciamo, l'interpellanza nasce un po' dal fatto che appunto alcune di queste famiglie si aspettavano il sussidio per dicembre o per gennaio.
e chiaramente famiglie in quelle condizioni ce ne hanno bisogno, non gli cambia abbastanza la vita comunque. Quindi adesso credo di aver capito che i primi, per quelli che non devono aspettare i corsi, già da marzo potranno essere erogati, se ho capito bene, e gli altri forse da aprile, insomma, finito questo periodo di valutazione, speriamo il prima possibile. Alla fine non ho capito onestamente i fondi per quanto bastano, quindi il progetto quando si conclude, cioè questo sussidio arriva a fine anno, dura 12 mesi, dura, questo non so se va avanti finché non finiamo i soldi, questo onestamente non l'ho capito. Così come ho capito il fatto che ci sono dei fondi avanzati, chiaramente, perché se pensavano di comunque di coprire 1000 famiglie nel 1700, e su questo forse capisco che sono nelle mani del Ministero, però anche lì forse si potrebbe riuscire magari a capire se si può magari o riutilizzare la graduatoria allargando un pochino la platea dei beneficiari, passando di punteggio minimo, cose del genere, o comunque utilizzarli per altri progetti di questo genere, quindi cercare di trovare un modo per non perdere questi fondi che comunque, se ho capito bene, non sono avanzati dall'iniziativa. Anche quanto al terzo settore, appunto, la domanda era per capire chi e come è stato coinvolto, e in effetti, se quanto ho capito, in realtà li abbiamo coinvolti noi, nel senso che alla fine il progetto si limitava a mettere i fondi per l'erogazione dei sussidi, e il resto era sostanzialmente a carico nostro, per cui ben venga se adesso ci danno 100.000 euro per coprire un po' di spese, però effettivamente a maggior ragione questo mi fa pensare che forse è veramente una montagna che ha partorito un topolino, per cui cioè, oltretutto a noi ha generato una serie di costi che ovviamente l'amministrazione sostiene volentieri finché può per i poveri. Però cioè, se a livello nazionale si mettesse in piedi un progetto, uno si aspetterebbe che vengano coperte tutte le spese del progetto comunque vabbè. Va bene, adesso comunque appunto la rimanderei magari per fare una discussione più approfondita e capire magari cosa succede poi nel futuro, e se magari si può ragionare anche a livello nazionale di uno strumento o migliorato o comunque diverso. Grazie consigliere, lascio la parola un secondo all'assessore. Sì, no, è solo per precisare rispetto a queste richieste. Allora, i 347 accolti riceveranno a brevissimo la lettera di comunicazione e quindi per il ritiro della nuova social card. Gli idonei 410 dovranno aspettare il ricorso perché, come dicevo, ci sono 71 sospese e 1120 non idonee. È chiaro che se la capienza è di 1000 dipende come andranno i ricorsi, perché oggi arriveremo a 750. Quindi se tra questi 1120 ce ne saranno molti per i quali verrà accolto il ricorso, è possibile che ci si avvicinerà al numero che è corrispondente alle risorse disponibili. Se viceversa così non sarà e ci saranno delle risorse che residuano, chiaramente porremo la questione al Ministero, perché non è pensabile che in un momento del genere non vengano utilizzate tutte le risorse. Ecco. Grazie Assessore, io accolgo però la richiesta di approfondimento alla fine della valutazione dei ricorsi, quarta più pari opportunità, lo comunico agli uffici mettendolo a verbale.